questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, amarsi, solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente, quando le guardiamo, si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è amore e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose, la felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Fino all'ultimo giorno della nostra vita. Beh, io... Sai che generalmente, buonasera Alessandro. Buonasera. Divento cervellotico quando faccio l'inizio, perché... Ma questa volta, la prima volta, che non ti dico niente. Assolutamente, perché credo che sia stato l'inizio più semplice, sì, che si potesse fare, augurando un buon compleanno a un grande. Allora diciamo che sta un inizio felice. Sì, assolutamente. Oggi è il compleanno di Roberto Benigni. E come in altre puntate abbiamo parlato di personaggi importanti che dividano anche, che hanno fatto dividere, hanno fatto parlare, però hanno fatto emozionare, hanno fatto, perché quando si parla di emozione si parla di ridere, di piangere, di cultura, di tutto, e ci sembra giusto dedicare il primo blocco di questa trasmissione a un grande, Roberto Benigni. Alessandro. Ma condivido assolutamente la scelta, e poi peraltro secondo me Benigni è un grande, quindi sì, divide, ma no, a me non mi divide, anche perché mi farebbe bene essere diviso, ma non è così. Io sono, lo considero un attore delizioso, ma io condivido una grandissima parte, devo dire, delle cose che dice, sia che parli di Dante, che parli della Costituzione, che racconti che si diverta a fare fra virgolette politica, per me è adorabile, e ti devo dire che lo reputo anche un uomo molto intelligente, e mi auguro che un giorno
stato dato il Nobel a un grande che abbiamo festeggiato anche noi, Fo. Io credo che sulle orme di Fo ci sia Benigni. Per me Benigni è uno straordinario divulgatore, anche perché ha una funzione da divulgatore. Io conosco la famiglia di origine contadina, gente che era abituata sull'aia a parlare, a raccontare, e sono persone che, dalle quali prima o poi avremo un grande, grandissimo rimpianto. Tra l'altro, facendo riferimento proprio al Benigni attore, regista, Al di là della vita è bella, che è stato un film importantissimo, quasi grottesco, quasi pazzesco, la sua più bella soddisfazione è stato quando Woody Allen l'ha chiamato a recitare per un suo film. Film bellissimo. Bellissimo, bellissimo. No, io credo che lui abbia fatto dei film, per me, addirittura migliori, della vita è bella. Un film splendido, specialmente la prima parte, peraltro di grandissima attualità oggi, sì, perché noi dopo le foto con a Roma, credo farebbero bene a Roma prima della partita far vedere una parte del film di Benigni. Io ho visto anche altri film, mi sono piaciuti tantissimo. Io l'ho adorato quando era in Iraq, e devo dire mi sono rotolato quando faceva Nel mostro, dove credo di aver visto, ma anche dei film, diciamo, della prima. Poi ci sentiamo tutti un po' Benigni, dai, perché comunque questo toscanaccio ci ha portato in giro in dei posti, perché no. Se uno pensa a quello che ha fatto la sera degli Oscar con Sofia Loren, con quell'inglese fiorentino. Però se diciamo 10 a Benigni, 9 comunque a Sofia Loren, che urlava Roberto. Io ho la pelle d'oca ora, poi insomma, sì. Io da amante di cinema, eccetera. Sentiamo Giovanni Galli e Leonardo Sottani sul loro augurio a Roberto Benigni, ma dopo c'è altro. Sentiamo. Ahimè. Abbiamo aperto il nostro programma con facendo gli auguri a un premio Oscar, Roberto Benigni, è il suo compleanno, persona che può anche dividere, ma sicuramente che lascia sempre e ha lasciato il segno. Beh, sicuramente non si può nascondere, anche se magari, come hai detto tu, può dividere l'opinione delle persone, ma non ci si può veramente tirare indietro nel riconoscere la grandezza di questo artista, la simpatia, la genialità. Poi per certi aspetti magari può essere veramente non condivisibile la sua idea, però quando ti metti e rivai a rivedere i capolavori, perché non ha fatto soltanto La vita è bella, ha fatto tanti altri capolavori che veramente rimangono un'icona per il nostro cinema. Comunque gli facciamo gli auguri. Si può dire tutto, però personaggio unico. Personaggio grandioso dal mio punto di vista, con un'intelligenza al di sopra della media, perché lui si può definire quasi un genio nel suo campo, no? È un genio, quello che riesce a fare, no? Quello che è riuscito a fare, insomma, è incredibile. Per cui un comico che poi è andato anche oltre, no? si è spinto oltre, perché è un personaggio forte, ma alla fine quello che ci rimane, almeno quello che rimane a me, insomma, grande stima e ammirazione, perché poi non la si può pensare sempre, no? come è giusto che sia, no? In tutto e per tutto, no? Si può condividere o meno certe sue esternazioni, certe sue opinioni, però quello che poi mi lascia alla fine è grande ammirazione, mi ha fatto ridere tanto, l'ho ammirato nelle sue performance, no? Come quando fa la Divina Commedia, insomma è qualcosa di unico, no? Dimostra lì la sua intelligenza, la sua capacità anche di interpretare, insomma, e di passare emozioni al pubblico. Personaggio che ha toccato l'apice con gli Oscar, no? Vincendo la statuetta,
e lì ci siamo sentiti tutti orgogliosi, no? Per cui anche in questo dobbiamo essere grati, no, a Roberto Benigni di aver portato comunque l'Italia in giro per il mondo con il suo film leggendario, insomma. Allora, anche loro abbastanza partecipi, perché comunque siamo tutti toscani, e anche se poi Roberto rappresenta tutto il mondo, però chi di noi non ha mai cercato anche su, ora su internet, qualcosa su Roberto Benigni, anche solo per l'Inno del Corpo Sciolto. Cerchiamo sciogliere, cioè, è stata una cosa. Pensa che un nostro ospite, ora che abbiamo una sorpresa incredibile, anche per tua moglie, tra l'altro, sì, per tua moglie, perché sicuramente sarà una sua appassionata, una sua fans dopo di me. Perché lui viene da Campi, ma è Televacca, lui ha iniziato Televacca, cioè, capisci? Cioè, quest'uomo da Televacca ha vinto l'Oscar, è una storia bellissima, secondo me. Lui è un uomo che ha camminato lungo le strade dello spettacolo per poi arrivare molto più avanti, francamente. E io non parto da Televacca, un nuovo ricordo. Io mi ricordo molto bene quando Benigni e Arbore mi hanno cambiato la visione dello spettacolo in Italia, cioè, sono stati meravigliosi. Ero molto più giovane, ma erano giovani anche loro a quel punto lì, e credo che ci sia stato un salto di qualità in Rai in quegli anni straordinario. Non è un caso che la Rai, quando ha voluto fare di nuovo grandi ascolti, è ricorsa ancora a Roberto. Quindi, non a caso Adriano Celentano poi l'ha chiamato, l'hanno sempre chiamato tutti, Festival di Sanremo. Devo dire che il match fra Roberto e quando assaltò di fatto Pippo Baudo, credo che sia stata una cosa tra l'altro scimmiottato e cercato di copiare da in tutti, tutti i modi, da tutti, ma da è tutti. Una cosa ridicola. Sì. Ma te lo sai chi abbiamo stasera come nostro ospite? Non lo so. Ovviamente in diretta, no, non è in diretta, dopo dirò dov'ero. Sì. Abbiamo, ora te li scimmino tutti, Leonardo Pieraccioni, allora, Militello e per la tua moglie Giorgio di Uomini e Donne, sì, quello over, quello over, però non quello, l'ha visto quando lo vede, è famosissimo. No, non l'ha mai visto. No, ora te lo faccio vedere. Comunque sentiamo. Ti denuncia. Bellissimo, un uomo stupendo. Dopo di te. Senti, io sono riuscito a fare un programma televisivo con Giovanni Galleri e altri personaggi, per non parlare di calcio però, no? Parliamo di tutt'altro, di cultura, di cinema, di bischerate, eccetera. Settimana prossima è il compleanno di Roberto Benigni. Siamo nella sala del 500, Benigni. Adesso mi tocca fare tutta l'ultima quartina dell'inferno. Benigni è un maestro assoluto, sono di quelli che anche se fai il suo stesso mestiere per tanti anni non sono mai colleghi, perché li devi vedere dal basso verso l'alto come quei maestri totali, come lo era Paolo Poli, come sono stati insomma il maestro Monicelli, sono quelli che hanno spianato una strada, un viottolo che poi è diventato una strada per noi nipoti poveri. Cosa ti senti di dire a una persona la celebrità come Roberto Benigni? Io mai avrei pensato un giorno nella vita di poter solamente augurare un qualcosa a Roberto Benigni. Quindi questo, leggendo tra le righe, è già un complimento. Quindi in ginocchiatoio non c'è, altrimenti mi sarei prostrato e gli auguro altri 120 compleanni, perché penso che vada tutelato dall'UNESCO. Non mi sento di poter esprimere altro, perché è sempre stato un artista che mi ha fatto spesso cascare la mandibola, quindi che Dio ce lo conserva. Sarebbe data alla bellezza, ma se dovessi spendere due parole su un grande uomo. Roberto Benigni, faccio tantissimi auguri. Io lo conosco, anche se non si ricorda, fin dai primi tempi, negli anni 70, quando iniziò, credo, la trasmissione su Rai 3, Televacca, se non sbaglio, con il grande campigiano Carlo Morni, mio carissimo amico. Poi si sono perse le tracce, insomma, i due si sono magari più rivisti in tanta frequenza, però gli faccio tanti auguri perché è un portatore sano di cultura. Beh, è un bel colpo abbiamo fatto intanto. Praticamente c'è un pezzo di storia della nostra terra, certo. Si comincia da Benigni e si arriva fino ad oggi, quindi la striscia allo striscione. Certo. Ecco perché noi siamo i numeri uno, perché spiazziamo tutti.
dà un po' fastidio. Sì, ma noi siamo grandi perché spiazziamo noi stessi. Sì. E quindi nessuno potrà mai, ma siamo immarcabili. Sì, no, perché certo. Non sappiamo dove andiamo. Dove andiamo, certo. Tra l'altro ero a una splendida cerimonia del, ricordiamo sempre, l'ANT, Associazione Nazionale certo. Tumori, dove hanno fatto una splendida serata con tanti ospiti, tra cui Peraccioni, Militello, Giorgio di Uomini e Donne, che comunque è un fiorentino verace. Concludiamo questo blocco, no? Tanto sei felice certo. di aver avuto, che avremo anche più avanti, perché diranno altre cose, diranno altre cose interessanti. No, non è solo, non è finito qua. Sei contento di questo? No, molto, anche un po' sorpreso, devo essere onesto, perché questo inizio ha rispetto ad altri, sono stati tutti belli, tutti splendidi, questo ha avuto un equilibrio e anche una, come tipo, delle dimensioni notevoli. Devo dire che probabilmente sì, dimensioni di collegamenti, nel senso i personaggi che ci sono, cioè c'è una c'è un film di Benigni su Dimensioni, quando c'era Bossi che diceva ce l'ho duro, vieni qua si fa la gara, io ero famoso nel mio paese, mi facevano fare la sbarra del passaggio. No, ma non lo dice più nessuno. Non diano nessuno. Comunque, sei felice, di la verità. Cerco la felicità e quindi l'ho trovata in questo inizio di. E noi di con la felicità abbiamo iniziato Edicola e diamo la pubblicità salutando tua moglie che sarà molto felice di vedere Benigni. Bene, torniamo dopo tutti questi sponsor che ormai vogliono solo noi. Tutte queste. Cioè, non sai che dobbiamo fare un blocco in più per mettere tutta la pubblicità? Un bloccone. Ma sono felice, dopo aver parlato di Roberto Benigni, di parlare di una grandissima, ma che dico grandissima, grande, come farebbe Ezio Greggio, Fiorentina. Oh, bella Fiorentina, bella. E sarebbe piaciuta anche a Benigni, secondo me, perché è una squadra quasi di quartiere che ha sofferto all'inizio questa aggressività della squadra di Mihajlovic, salvo poi trovarsi con questi ragazzini dalla faccia tosta e hanno cominciato a replicare. Stava un mercoledì molto bello, devo essere onesto, però c'era anche un clima buono, stava bene. C'è stato un gran tifo perché c'erano 22.000 spettatori e poi c'è stato un risultato straordinario, perché una squadra così giovane, se la fai vincere, se le togli il peso della responsabilità, la paura, può volare. E in queste ultime partite questa squadra a me mi ha divertito. Io dicevo che questa squadra era un cocomero, finché non si apriva non si sapeva se era buono. A me mi piace. A me mi piace, non si dice, c'è anche la barzelletta. No, noi lo diciamo. Noi lo diciamo, sì, no, perché ma c'è la barzelletta dopo. Ti dico fuori onda, però che non sì, la posso dire. No, fuori proprio dall'ufficio. Fuori dall'ufficio. Prima di sentire Giovanni e Leonardo sull'argomento Fiorentina, qui vedo il tuo giornale che fa questo Benasso, sì, vabbè dai ragazzi. Cioè. Benasso, facciamolo vedere. Fatto io, eh. Io l'ho fatto, io sono soldi, io responsabile. Io prendo soldi dal Corriere. Non io sai. Poi invece. Poi comunque, sì. Benasso. Sì. No, miglior giocatore della partita. Incredibile. No, ma non della partita. Io credo che questo dell'ultimo giocatore periodo. Che io per primo, da non addetto ai lavori, quindi prendetela per così, no? Ma io non lo riuscivo a identificare. L'altra sera, sai chi mi ha ricordato? Ora ti dico una cosa. Oddio. Lampard. Accidenti. Sì, no, mi ha ricordato. Che può fare tutto. No, questo è vero. Lampard è un giocatore che fa tutto. Ora, si è un po' allargato, ma devo dire che nella follia totale del paragone c'è una desinenza. Una desinenza di realtà. Io ho visto difesa. Tra il migliore in campo, ha preso una media di voti, guardavo anche quelli degli altri giornali, intorno a 7,5. Ha fatto, non ha esultato. Noi giochiamo a Natale a 7,5. Molto. Non c'è. Con la matta. Sì, con la desinenza matta. Il 7,5 ed è stato indiscutibilmente un giocatore che è piaciuto, non ha festeggiato, aveva una rabbia dentro probabilmente terribile, ma clamorosa, perché insomma questo è venuto via da Torino dopo aver litigato. Bravo Mihajlovic, grande.
Ciao Sinisa. Ciao Sinisa. Ciao. No, ma noi siamo per tutti gli allenatori, non siamo contro, anche perché speriamo un giorno di averla anche da noi in trasmissione. Dove? Comunque, cioè non potremmo averlo comunque. No, trasmissione. Senti, sentiamoci Giovanni Galli e Sottani su, sulla Fiorentina. Fiorentina, benissimo. Va bene, sentiamoci. 9 punti nelle ultime 3 partite, partite che non sono finite perché domenica si aspetta un'altra test importante, però è bello vedere una squadra che gioca e si diverte. Sì, sì, devo dire che quando frenavo, no, le delusioni o anche a volte, no, le emozioni positive, credo che ci voglia equilibrio soprattutto quando si fanno e si danno dei giudizi. Fiorentina, che è una squadra che è stata costruita in 15 giorni, perché vorrei ricordare che 4 giocatori sono arrivati a Ferragosto e altri 3 sono arrivati il 31 di agosto. Perciò per Pioli, che aveva iniziato il suo percorso a luglio a Moena, ha dovuto ridisegnare, ricambiare, rimodificare, far cercare di capire e di far anche conoscersi fra di loro questi giocatori, per cui serviva un giusto equilibrio. Poi anche affrettato era il giudizio che si dava sui singoli giocatori. Sai, la conoscenza del compagno, al di là di quelli che poi dopo possono essere gli schemi che ti dà un allenatore, la conoscenza delle caratteristiche del compagno aiutano te e aiutano il compagno, perché aiutano te perché sai quali sono i pregi e i difetti, e aiutano il compagno perché il compagno sa quali sono i tuoi pregi e difetti. Cioè, sulle figurine Panini, metterle giù, no, o giocare a subbuti o mettendoci le figurine, nomi dei giocatori, è semplice. No, il problema è fare che questi giocatori coesistano conoscendosi, capendo quali sono, ripeto, pregi e difetti l'uno dell'altro. Serviva del tempo. La Fiorentina non è certamente una squadra che può competere per lo scudetto, non è neanche una squadra che deve competere per non retrocedere. Quando dico equilibrio è questo. Fiorentina, ci sono 10 squadre contro le quali devi vincere assolutamente, ok? Che sono, diciamo, più o meno le 10 che si trovano nella parte destra della classifica. Poi ce ne sono altre 4, no, con le quali te la puoi giocare, e altre 5 che sono quasi proibitive, no? Cioè le prime 5 del campionato. Ecco, questa è oggi la fotografia di una classifica o di un campionato. Bene, fino a questo momento, al di là dell'essere inciampati a Verona contro il Chievo, poi il resto, le partite che la Fiorentina doveva vincere, le ha vinte. Ha vinto anche qualcuna, tipo quella con il Torino, no? Che è una pari valore. Ha da giocare con altre squadre. Ha perso purtroppo contro la Sampdoria, che forse è partita un po' prima perché ha un progetto che è nato l'anno scorso. Per cui io credo che sia in linea, no, con quelle che sono le idee della società, ma soprattutto le parole del suo allenatore, che ha detto: abbiamo iniziato un nuovo percorso. Quest'anno ci servirà per buttare le basi, per poi dopo l'anno prossimo capire dove potremo arrivare. Per cui credo che ci sia stata un'onestà mentale, un'onestà morale, no, nel dire certe cose, e dobbiamo avere pazienza. Questo campionato è così, è inutile andare a rivedere chi ha vestito la maglia della Fiorentina, se abbiamo vinto 2 scudetti, se abbiamo vinto delle Coppe Italia. L'attualità è questa. Leonardo, capitolo dei nostri colori, viola. Che bella, questa Fiorentina. Bella, bella. Bella la classifica, bellissimo il risultato. Bellissimo anche, insomma, il fatto di aver segnato Simeone a Firenze, il gol di Benassi, sicuramente avrà avuto grande soddisfazione a fare gol alla sua ex squadra. Babacare alla fine, no? Fatto gol su rigore appena entrato, come voleva farlo, no, la settimana precedente a Benevento. Alla fine tutti felici e contenti, 3-0 per il Rotondo, ma mi sembra tutte cose positive, anche sorprendenti, diciamoci la verità, perché nessuno si aspettava, no, che la Fiorentina potesse vincere 3-0, per cui risultato
bello pieno e classifica che realmente fa sorridere, insomma. 9 punti in 3 partite con la possibilità di andare a Crotone, giocarsi una partita forse delle tre la più ostica, però con la, veramente la consapevolezza di potersela giocare con tutti, anche in campi difficili come Crotone. Sì, la Fiorentina, poi noi si guarda la classifica, noi si guarda i risultati, loro stessi sono una squadra, essendo fatta di nuova, squadra nuova, allenatore nuovo, giocatori molto giovani, loro la classifica non la devono proprio guardare. Questo è un mio consiglio così un po' da ex atleta, così perché è veramente una squadra che può togliersi grandi soddisfazioni. Possiamo fare delle similitudini con il tuo primo anno da allenatore con la Rari Nantes? Se io chiudo gli occhi ci sono le similitudini, perché è una squadra nuova, un allenatore nuovo, anch'io quando ho iniziato a allenare avevo un gruppo molto giovane, molto motivato, io stesso ero allenatore alla prima esperienza, per cui grandi motivazioni, nonostante tutte le difficoltà che avevamo, però siamo riusciti a isolarci nel nostro mondo, nella nostra piscina, nella nostra palestra, e in breve tempo siamo riusciti a ottenere risultati disperati e incredibili. Ma faccio un passo indietro, anche io da atleta mi ricordo quando abbiamo iniziato piano piano da un gruppo di giovani così, di un nucleo fiorentino, in pochi anni, con una grande fame, grande spirito di sacrificio, siamo riusciti a competere per sia a livello italiano che a livello europeo per grandi traguardi, per cui io credo che nelle squadre giovani ci deve essere questo fondamentalmente, uno spirito proprio di non porsi limiti e di migliorare sempre. Hanno detto cose che mi sembrano molto equilibrate. Questa squadra è una squadra che trova in se stessa gli stimoli e ha un allenatore bravo. Io questo lo voglio dire, perché Pioli normal one, cioè allenatore normale, detto, è vero, è tutto vero, però questa qui è una qualità, non è un, ti posso dire, un deprezzamento. Pioli è bravo, ti fa notare una, a te, no, ascoltatori, e un, che se la fai notare a me, no, per notare, poi sei un fenomeno, ha fatto l'Arno un braccio solo, che la scelta di far battere il calcio di rigore a Babacar è una dimostrazione di grande intelligenza, perché questo giocatore si era in qualche modo arrabbiato perché non aveva potuto battere il calcio di rigore della settimana precedente, di 3 giorni anzi prima. Dopodiché questo giocatore è un giocatore, come ti posso dire, sospeso su un filo, e pare che voglia andare via, che abbia l'intenzione di portare a zero il proprio cartellino. Però è importante, perché guardate che questo giochino della staffetta funziona, perché nel primo tempo, la prima ora, c'è il Ciolito che spara tutte le sue cartucce, fa venire mal di testa a tanti. Fa domia, non so se sia. È una perversione, comunque non conosco. Ma vedo che te invece sul terreno delle sei un fadomia, sì, fadomia. Che io pratico tutti. Non voglio sapere. Fadomia. È possibile. Allora, io non so quanto questa squadra possa ancora migliorare, però intanto questa è diventata una squadra. Questo è, sì, è indiscutibile. Tra l'altro è il compleanno oggi di Niccolò Paganini. Possiamo paragonare un po' a questa costruzione? Ora questo tutto sotto il naso è difficile. Però non so, io intanto spero che sia ripetibile invece. Che quello che ha fatto. Sai, perché c'è anche il compleanno del, erano i tuoi tempi, no, erano i miei tempi, di Simon Le Bon, Duran, Wild Boys, no? Sì, noi due Wild Boys, ma quale Wild Boys? Mai stato. Però ti dico, noi potrebbe essere boys. Quick Boys, potrebbe essere un mixage giusto questo del mixage, non so se insomma, io voglio vedere, ci parla. Senti, veramente due personaggi molto diversi, sì. Ma io trovo un po' di Selvaggio e un po' di Paganini nella Fiorentina. Ti volevo fare però una domanda più tecnica, io che non ci capisco nulla di calcio.
abbiamo visto che questo centrocampo, me la sono preparata, che questo centrocampo, malgrado non ci siano grandissimi piedi dietro in difesa, è comunque sorretto dalla difesa, allora, non viceversa, no? È una cosa reciproca. Eh? Allora, diciamo intanto questo, che mi è piaciuta la domanda anche se manca un elemento. Lo scorso anno tutti, compreso Pioli che stava arrivando, sapeva che prendeva sicuramente uno dei centrocampo più efficaci del calcio italiano. Perché? C'era Borja Valero, c'era Vesino e c'era Badelli, tre giocatori importanti che comunque gestivano la squadra e facevano benissimo. Con un colpo di spugna, economico anche, e i due giocatori Borja Valero e Vesino, che veramente hanno giocato molto forte, sono andati a Milano. La Fiorentina ha dovuto ricominciare da capo, ha preso un giocatore francese che è stato campione del mondo under 20, ma che io non conoscevo, e ha preso questo giocatore invece a sottovalutare, perché Benassi era il capitano dell'under 21 e quindi quello si doveva conoscere meglio, faceva bene a conoscerlo meglio anche Mihajlovic. Ecco, in questa vicenda. Io mi dissocio. Che sta, anche perché se ti dà uno schiaffo. Una volta mi voglio dissociare. Se dà uno schiaffo Miano, ci hanno due, ci faccio ammazza. Ci usa come le palline che gli facciamo TikTok. Quindi? E quindi devo dire che questo centrocampo mi ha sorpreso anche a me. È un centrocampo molto interessante. Ma il fatto che questa difesa, io ho visto questa difesa, Pezzella è uno che non la manda a dire. Però sembra proprio un corpo unico, difesa e centrocampo. Allora è vero che intanto questa difesa è difesa. Nel senso questo io dicevo. Che ci sono questi. Cioè, Badelli è comunque un giocatore fondamentale, anche quando come domenica, mercoledì non è al 100%. Questo che io chiamo il trattore, non nel senso che sta in trattoria, nel senso che lo chiamo il trattore, e parlo di Veretout, non in quanto in trattoria, in quanto porta via, ecco. Scusa, salutavo l'editore che è passato, ci sta guardando. Ci ha lasciato, sì. Ci mandai via. Ci butta fuori. Ha fatto bene, ha fatto benissimo. Allora, il trattore Veretout è uno che veramente trascina la squadra, la piglia, piano piano, la porta avanti. E quindi questo è un'altra, ed è un grande, immenso aiuto anche alla difesa. Però questa difesa, questa che vediamo ora, è la difesa più equilibrata. Senti, Laurini ha fatto una buona partita. Sai Laurini chi mi ricorda quando corre? Claudio Gentile. Ora portatelo via. No, quando corre, editore, editore di Tripoli. Portiamolo via. Portiamolo no, via. Non ti ricordava un po' di. Sì, ma quando mai? Cioè, ma proprio. Però si tratta comunque un giocatore da 6. È comunque un terzino. Dai, oh. Finalmente un terzino. Siamo felici, abbiamo il terzino. Abbiamo il terzino. Anzi, ne abbiamo due. Abbiamo. Perché mi piace meno, ma anche Biraghi è comunque terzino. E ora, senza mandare blocchi, cose, eccetera, abbiamo. Noi perché noi siamo incredibili, abbiamo Simone Menicucci. Vieni Simone, vieni, tocca. No, pensavo fosse nel registrato. Registrato. Sì, no, è registrato. No, è registrato. Non prendi il microfono, se no non ti sento. Tutto ciò che dici bisogna sentire. Ti sei tagliato a fare la barba, Simone. C'è qualcuno che gli ha dato un morso. Lui si mette. Io bisogna le figli uno sgabello a lui, perché se no, scusate, vado fuori dai sette. Metti uno sgabello. È bello vedere. Mettiti uno sgabello. Non ci può. Fatto per lui. Troppo. No, ma anche se. No, così sei troppo basso. No, così sei troppo basso. Alzati. Dai. No, abbiamo fatto una gag. Simone, a parte il fatto che ci sono stati tanti episodi, hanno già parlato tutti, e siccome noi siamo un pochino. Io oggi invece noi facciamo l'angolo immobiliare. Noi oggi parliamo di immobili. Perché Simone, non ci scordiamo, Simone Menicucci. Hai guardato me come immobile. Immobiliare, tra l'altro, che è uno dei nostri sponsor, devi sapere. Fondamentale. Però oggi non è che stiamo vendendo nulla, però uno dei nostri sponsor. Anche perché vende lui. Quindi sono qui solo per lo sponsor, va bene. Sì, non per lo sponsor, voglio dire, perché sei una pietra. Senti, andiamo un pochino sul concreto. Abbiamo parlato di Benigni, quindi Toscana, Fiorentina, calcio, eccetera, eccetera. Dai, dici qualcosa, cosa c'hai in mente? Così, proprio su Firenze. Guardavo te. No, non se ne parla più. Che c'hai su Firenze in vendita? Su Firenze ho un bellissimo immobile nel centro, in Piazza della Passera, già dal nome. Non lo sapevo. Piacere. Poi la storia è tra Via dei Velluti e Via dei Vellutini, perché c'erano due bellissimi bordelli.
all'epoca, uno più grande e più bello, Via dei Velluti, e uno Via dei Vellutini, che era quello più piccolo, e si chiama Piazza della Passera perché passavano il loro tempo in piazza quando erano libere durante il giorno. Comunque, io sto mandando un po' di immagini. Sì, sì, certo, vendere deve sapere tutto. Sa anche tra l'altro, Via Toscanella si chiamava, sì, è vero, si chiamava il Canto dei Quattro Pagoni, perché stavano lì a aspettare prima di entrare. Chi c'era in Via Toscanella, che aveva lo studio, Tommy Rosai. Capito, ragazzi, qui è un livello di cultura. Qui manca solo Sgarbi che dice che ci caccia tutte e tre. Quindi uno splendido. Però abbiamo una terrazza fantastica a 360 gradi su tutta la città, bellissima, un appartamento di 80 metri quadri, eccezionale, devo dire il prezzo. Ma dillo, ma eccezionale anche quello. C'è una richiesta trattabile, chiaramente, di 850.000 euro. Bene, 850.000 euro. Senti, invece se uno volesse fare un affarino veloce così da ta 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 ta... Anche 95 metri quadri a Novoli, a 100 metri dalla tranvia, perfetto per fare un investimento. 15.000 euro di rendita l'anno, minimo, sicura, al 100% affittata agli studenti. Capito? E noi così... È un 5 vani, eh? Bene. Fantastico. Ora, dopo hai detto questo, no, quindi... Per te c'è anche un loculo. Un loculo per quando mi butteranno fuori. Bene, ora, dopo che hai detto questi due splendidi affari, ma ce n'avevi anche una agliana, ma lo dirai più avanti, perché me ne aveva parlato, ma insomma... Dobbiamo finire di montarlo. Dicevo una cosa. Che giornata... Velocemente, ti do un minuto e 12 secondi. Guarda là, che giornata è stata per gli arbitri. O che periodo è stato per gli arbitri? Ma il periodo è stato un periodo bellissimo, VAR, perché tutti hanno avuto VAR. Tutti hanno avuto di che parlare degli arbitri, hanno avuto di che parlare del VAR, però io ci tengo a parlare di una cosa importante, gli ultimi 55 secondi, e lascio poi la palla agli altri. La città ha chiesto agli ebrei di poter spostarsi per fargli una nuova sinagoga, lasciando due sinagoghe che stavano all'interno, e così abbiamo delle grandissime piazze nel centro storico. Quindi gli ebrei hanno fatto un grande servizio alla città di Firenze. Bene, e questo era giusto e doveroso ricordarlo dopo tutto ciò che è successo, che noi non abbiamo voluto... Compreso Piazza della Repubblica. Compreso sì, Piazza della Repubblica. Abbiamo voluto dare un tocco di cultura a un evento poco piacevole. Che ora, però... noi tre che si può dare una traccia di cultura... Io poi no, mi ora, proprio ora, cultura nel senso delle patate... Però se abbiamo sforato, grazie a voi ho sforato e grazie a voi devo recuperare il tempo dopo, ma è stato non sforo un passaggio più. Molto non ho fatto importante. Un tracciare. Capito? E si è intrecciato. Intrecciando si va avanti noi, chi se ne frega. È pubblicità. Tu lo capisci da te. Dopo l'angolo immobiliare, però con una chiusura di grande intensità culturale. Comunque si è giocata una giornata intensa, sì, no? Mercoledì sera. Posso farti una domanda? Posso partire io con una domanda? Apposta? Che poi ho rivolto anche ai nostri ospiti. Sì, le grandi hanno vinto tutto, niente di nuovo. Però Napoli 3-2, Juve 4-1 e poteva essere 2-2. La Roma 1-0 su un rigore. Forse non c'era. E l'Inter 3-0, 3-2. Cosa vuol dire questo? Che comunque si stanno un pochino risvegliando anche le medie e basse squadre? Sì, è esattamente quello. Queste squadre da quando dovevano assestarsi ora cominciano ad essere molto più aggressive, molto più pericolose, non hanno più niente da perdere, e chi non ha nulla da perdere è pericoloso. Fermo restando però questo, che Napoli, prima che la partita si riaccendesse per un'ora, era stato stellare. Cioè io credo che il gol di Martens sia qualcosa che uno deve prendere e farci fare un filmino e portarsela a casa, perché un filmino calcistico, pigliate i filmini li faremo fare alle nostre, che sono i vedi e ovviamente da lui, noi due no, ma Beniucci invece c'è anche il Morso, ma andiamo avanti. Direi che la Juve ci ha avuto il suo allenatore, era furibondo, perché ha capito che quella partita a un certo punto poteva mettersi anche male. La Roma ha sofferto enormemente contro una squadra che doveva essere ampiamente alla sua portata. Devo dire che la squadra che ha vinto con più maggiore facilità era quella che era più subiudice. Parlo del Milan. Il Milan e Montella
erano sulla graticola e invece è stata una vittoria netta, nettissima. Sentiamo Sottani e Galli che ci fanno un riepilogo personale di mercoledì sera. Paradossalmente niente di nuovo in testa alla classifica, però se analizziamo bene ogni singola partita delle grandi, quanta fatica però, eh? Sì, visto il Napoli, comunque, vabbè, il Napoli ha dominato la partita, però nel calcio a volte dominare non basta, bisogna essere anche cattivi e cinici. Napoli è stato bravo a ribaltare subito, no, lo svantaggio, dato 3-1, però poi non ha chiuso la partita, ha preso il secondo gol e quando sei 3-2 fuori casa e manca ancora 15-20 minuti alla fine, tutto può succedere, per cui anche loro, nonostante abbiano stradominato, hanno rischiato alla fine comunque di pareggiarla. Juventus uguale, Juventus ha vinto sì, risultato rotondo 4-1, però ho sentito anche Allegri che non era soddisfatto perché sul 2-0 poi hanno concesso qualcosa, oltre al gol del 2-1 e accorciato, hanno rischiato anche di perdere il pareggio, anche arrivato ma negato dalla VAR, no? In questo caso. E chiaramente la partita va 2-2 e poi si complica tutto. Per cui per ora stanno andando all'Inter stessa, no? 3-0, 3-2. Diciamo che per ora stanno correndo, però poi alla fine. Anche la Roma, 1-0, soffrendo. Ora stanno vincendo, anche in Milan è tornata la vittoria, però quello che voglio dire è poi alla fine chi sbaglia meno vince, no? Quindi chi lascia meno punti per strada così, no? Come poteva essere, non l'è stato in questo turno, no? Quindi alla fine sono riusciti a vincere tutti, sono stati tutti bravi, però chi sarà più attento e avrà più costanza alla fine vince. Ora sembra una cosa banale, ma non lo è, perché alla fine l'esempio più eclatante è quello del Napoli. Napoli ha veramente dominato il Genoa, a certi tratti c'era l'80% di possesso palla contro il 20, però alla fine è un 3-2 con la chance della Padula per portarla al 3-3 alla fine. Questo è il calcio. Hanno vinto tutte le grandi, però non è stata una passeggiata, anche se il Napoli ha dominato, no? La mia domanda è questa: si incomincia un pochino anche le squadre inferiori a livellarsi un pochino e a cercare di giocarsela un pochino più alla pari anche con le grandi, perché la Roma vince 1-0 sul rigore, la Juve insomma c'è quell'episodio un po' dubbio sul 2-1, l'Inter 3-0, 3-2, insomma non è stata una passeggiata. Il Napoli è andato sotto di 1-0, ha preso il 3-2, poi la Padula poteva fare il 3-3. Sì, però quelle 5 lì davanti, cioè l'unica speranza oggi è che il recupero Sampdoria-Roma, no? Dobbiamo fare tutti tifo per la Sampdoria, perché perlomeno riesce a mantenere una classifica, no, ancora abbastanza, diciamo corta, no? Dove qualcuno può, perché se la Roma dovesse vincere a Genova con la Sampdoria va a 24, la Sampdoria 17. Cioè, ci sono già 7 punti dopo 10 domeniche tra la quinta e la sesta, te capisci, no, che è già un divario. Se si fa la proiezione arrivare a 38 c'è 40 punti, cioè, come dire, c'è 30 punti fra la quinta e la sesta, è veramente un campionato, la A1 e la A2 va a finire, no, che succede, per cui dici bene questo, perché forse sai cosa sta succedendo? Che le piccole, chiamiamole piccole, no? A questo punto, ma che hanno da perdere? Cioè, se io devo andare a giocare a Torino con la Juve, devo andare a giocare con l'Inter a Milano, se mi chiudo in difesa e sto prigioniero dei miei incubi, perdo sempre. E allora me la vado a giocare a viso aperto, perdo 4-2, perdo 5-1, ma chi se ne frega, ne perdo una di partite. Però non perdo la mia identità, non perdo la fiducia in quello che faccio, perché prepari la partita a livello difensivo, ragazzi, facciamo i raddoppi su questo giocatore, facciamo questo, facciamo quest'altro, e poi perdi 5-1, è logico che dici
E ho lavorato tutta una settimana per cosa? Per prendere 5 gol. Allora, a questo punto me la vado a giocare. 3-0. Benissimo, arrivo a 3-2. Va bene, come dicevi tu, no? Queste, perciò spero, ecco, questo è il mio augurio, no? Che queste squadre si siano rese consapevoli di poter essere delle realtà anche nel nostro campionato, pur perdendo. Abbiamo sentito Giovanni Galli e Sottani e questo piccolo inciso di Giorgio, perché noi Giorgio ce lo giochiamo su tutti, tifosissimo, ahimè, dell'Inter, che ha detto Spalletti è il giocatore in più dell'Inter. Vero, ha detto una cosa vera. E devo dire che la parola d'ordine in questo momento, l'incipit di questo campionato, questo attimo di campionato, è: non ci sono vittorie piccole, ma solo vittorie. Questo è un concetto essenziale, ma questo vale anche per la Fiorentina. Diceva: ha fatto 9 punti ma ha giocato contro nessuno. Non è vero, perché giocare col Torino è un problema, giocare anche contro squadre che stanno lottando per non retrocedere non ti regalano niente. Quindi quelle vittorie sono vittorie importanti, sono vittorie importanti per la Fiorentina e sono vittorie importanti anche per Napoli, Juve e no, c'è Napoli, Juve, Inter, Roma, perché anche Roma, se con un rigore discusso lo stesso Milan, insomma, le grandi devono far punti in questi casi, poi negli scontri diretti può succedere di tutto, ma chi perde una partita di questo genere, mentre se la vince una piccola vittoria, se la perdi una grande sconfitta. Senti, no, bellissimo, io tra l'altro c'ho una citazione di Ugo Foscolo che dovrei leggere, ma insomma mi hanno scritto, però. Ma sì, la noia proviene o da debolismo per cui non ci sentiamo, no, ma non la leggo perché me l'hanno mandata su Facebook di dirla, ma è troppo lunga, la noia è noia. Come noia. Diceva Franco Hanno, che è un vero maestro. Voglio dire, tutto il resto è noia. E poi giustamente l'importante è finire. Ugo Foscolo, anche perché Ugo Foscolo, grande Ugo Foscolo, ci mancherebbe altro, però. No, io Ugo Foscolo. Comunque ricordiamo tra l'altro oggi che noi sempre ricordiamo i morti, i santi, cose eccetera, ma ricordiamo che oggi è il compleanno di Carlo Collodi, dove ci fu, insomma, voglio dire, il primo anelito letterario di ciascun bambino fiorentino. Certo. Questo poi Bertoldino. I toscani hanno visto queste cose, sono partiti a questo. Assolutamente. Poi, ma non solo bambini toscani. No. Vincenzo Gioberti, Hillary Clinton, se vuoi. Hillary Clinton ci ha rovinato. Volevo che tu un attimino mi dicessi tra Juventus e Inter chi è più pericolosa. Te la giro per il Napoli, non sì. Napoli-Inter per la Juve. L'Inter, perché l'Inter non fa le coppe, perché l'Inter non ha vinto tutti i campionati che ha vinto la Juventus negli ultimi anni, è perché è vero, lo hanno detto anche gli altri, gli opinionisti e non solo gli opinionisti, è l'Inter ha un giocatore in più, certo. Che è Luciano Spalletti, è bravo, toscano. Sì. Poi, come ha detto Giorgio eccetera. Quindi cosa prospetti qui da te a Natale, a parte mangiare il panettone, ma di là di... Anche un miracolo, se ne due si mangia il panettone. Noi si arriva anche alla colomba, dammi retta. Sì, il torrone. Se non ci fanno fuori prima. Io da qui a Natale spero di arrivare a Natale con una Fiorentina che abbia fatto un buon campionato, che sia alla periferia o addirittura dentro. No, cosa c'entra la Fiorentina? Te sei troppo tifoso. No, parto da quelle dietro. Da quelle dietro. Ma mi ha tanto dietro ora. Spero che Montella, al quale voglio molto bene, riesca a risolvere i problemi del Milan. Fino a certo punto, no. E devo dire, io spero vinca il Napoli. Una cosa interessante, Galli l'ha detto. Napoli, anch'io. Ma una cosa interessante l'ha detto: nel recupero Roma-Sampdoria bisogna sperare che vinca, secondo te? La Roma. Anche Galli la pensa. Se uno vuole lottare per entrare nell'ultimo posto europeo, bisogna pensare, il campionato della Fiorentina è no, il Torino. Scusami, mi sbaglio. Giovanni ha detto meglio la Sampdoria, perché così anche la Roma rimane agganciata a quell'otto di squadre. È un ragionamento giusto, ma non tiene conto del fatto che secondo me la Roma è una squadra superiore. Quindi se non è oggi e domani ci andrà avanti, via. Senti, io devo
proprio fare un piccolo inciso perché ci tenevo, visto che noi abbiamo Leonardo Sottani dal Brasil, da São Paulo. Oggi è il compleanno di un personaggio molto discusso nell'ultimo periodo, dopo i mondiali in Brasile e dopo le Olimpiadi, Lula. E Leonardo Sottani ci ha voluto dire, lo so, però noi parliamo anche di certi argomenti, con le mani pulite, un minuto, Leonardo ci ha tenuto a dirci cosa sta succedendo in Brasile. Bene, faccia lui. Questa cosa lì, infatti, noi ci si dissociamo. Faccia lui, noi ci dissociamo. Io in Brasile non sono mai stato. No, tra l'altro ha parlato molto tecnicamente su questa cosa, sì, molto simile alla nostra. Beh. Compleanno di Lula, ti vedo felice. No, poi no. Lula mi sono sempre felice, diciamo, il compleanno di Lula, me lo dici te, ma insomma, è sicuramente un personaggio importante qua in Brasile, no? E lo continua ad essere nonostante la storia fuori dalla scena politica, però un personaggio di spessore, è stato il presidente probabilmente più amato, no? Dal popolo brasiliano, e adesso c'è questa grande inchiesta, no? È una inchiesta che ricorda ricordo un po' quello che c'è stato in Italia, no? Di mani pulite, un'inchiesta che si chiama Lava Jato, che sta insomma creando dei grandi imbarazzi, e non solo imbarazzi, insomma stanno venendo fuori delle cose enormi, grosse, hanno coinvolto grandissime imprese come la Petrobras, e che purtroppo hanno messo in ginocchio l'economia del Brasile, per cui diciamo tutto quello che di Lula di buono aveva fatto in passato rischia di essere cancellato da tutto quello che sta venendo fuori, e ancora stanno investigando e stanno sempre trovando cose ancora più grandi. Tra l'altro di recente è uscito anche al cinema un film documentario che è solo una parte, insomma, di quello che è successo fino ad oggi. E purtroppo credo che ancora si dovranno scrivere e verranno fuori delle cose importanti. Bene, abbiamo sentito, insomma, Leonardo ci ha fatto una descrizione particolare di questa situazione, perché insomma comunque lì ci sono stati mondiali, olimpiadi eccetera, no, a noi ancora in Italia è vero che la stazione a Firenze ancora non sono finiti i parcheggi, però insomma non mi sembra che altre nazioni poi navigano, no? No, ci sono delle difficoltà immense. La classe politica italiana ha qualche problema, molti difetti, la classe politica internazionale fa in grandissima parte schifo. Lo sai che il 27 ottobre, sì, il 27 ottobre del 1942 Colombo arriva a Cuba? 1942 arriva prima a Cuba e poi arriva agli Stati Uniti. Sì. Ho visto che gli americani ultimamente all'estate di Colombo viene appicconato. E via, allora è incredibile. E noi con le non bisogna mai scoprire nessuno. Cossiga, no. Quando dava le picconate, loro certo, erano dei ragazzi. E quindi certo. Noi con queste picconate andiamo in pubblicità. Mi volevi correggere su qualcosa, perché ho detto cartellino giallo, meno una solo 500 giallo. Anni di differenza. Sì, ho detto una cassoneria. Sì, invece 1492, tu hai detto 1942. Io pensavo che fosse andato a Cuba anche dopo lui. Gente, c'è rimasto, no, di nascosto. Come, sì, no? Non so, voglio dire. Come lo rum? Ci sarà un Colombo che è andato, sì. Uno che si chiama Colombo, come? Che è andato nel 1942 a Cuba, non ci sarà. Secondo me sì, sicuro. Secondo me c'è, voglio dire. Paolo Colombo, per dire. Giovanni Colombo. Giovanni Colombo. Bene, allora, ultimo blocco, ahimè. Sono sempre triste quando si arriva all'ultimo blocco, che ne so, è come se finisse qualcosa. Per me è un sollievo. Io inizio subito facendoti vedere i nostri ospiti. E, anzi, partiamo da Giovanni Galli e Sottani, che sono abbastanza... perché è vero che oggi... devi sapere che oggi, ma come fai a non saperlo uno, che studia di calcio, te sconceri, io non ho sentito un giornalista dire che oggi è il compleanno del calcio. Non lo sapevo, il 27 ottobre del 1800, quando fecero la prima football association? 1800,
9. Lasciamo stare, non te la voglio dire. Guarda. Comunque, 1899. Oggi è il compleanno del calcio. Oggi è il compleanno del calcio. Auguri. Quindi auguri calcio. Auguri calcio. C'erano tutte le candeline hanno cercato uno per soffiarle hanno chiamato il presidente della Lazio. Della Lazio, perfetto. Però io ho voluto chiedere, e poi lo chiederò anche a te appena rientriamo, che cosa ha rappresentato il calcio per Giovanni Galli, per Leonardo Sottani, e dopo lo voglio sapere da te. A disposizione. Giovanni, io ti vedo con una bellissima maglia dietro, Rui Costa. Beh, per me era molto bella anche quella J. Farrow che indossavi te gialla quando vestivi la maglia della Fiorentina. Fabrizio, sai che probabilmente sono riuscito a ritrovare una mia vecchia maglia, che io non ho una maglia della Fiorentina. Vabbè. Sono andato a cercarla, sì, tra i collezionisti. Ce n'è uno che mi ha mandato un messaggino oggi e mi ha detto di avere un numero imprecisato di mie maglie, di tutti i modelli, di tutti i tipi, di tutte robe. Io non ne ho nemmeno una. All'epoca gli sponsor ci davano 3 mute di maglie. È vero. Le 3 mute di maglie proprio sono a zero. Ecco, c'è mia figlia che mi sta dicendo, posso rispondere io? Vuoi dire? E mi fa, perché le regalavi a tutti. E non hai lasciata una nemmeno a tua figlia. Ai, Giovanni. Però noi facciamo un annuncio, se non ti va bene con questo che c'ha tanto magliette, cerchiamo una maglia originale per Giovanni. Oggi lo sai che è il compleanno del calcio, cioè la tua vita. Il 27 di ottobre del 1863 c'era la, diciamo, si formò il primo club in Inghilterra, no? La federazione. Cos'è il calcio per te? Ma calcio è scuola di vita. Calcio è passione. Calcio, parlando proprio a titolo personale, è tutto quello che io ho avuto dalla vita, dall'educazione, dal modo di comportarsi, dalla fama, poi dopo, dal benessere, perché non bisogna nascondersi dietro un dito, no? Sotto questi punti di vista. Però io sono arrivato a Firenze che avevo 14 anni, dai miei genitori avevo avuto la prima infarinatura di educazione, no? Perché poi dopo comincia a essere un adolescente che entri nel mondo, no? nella società entri, per cui io arrivai a Firenze a 14 anni e sono cresciuto dentro uno spogliatoio con i valori e i principi che mi dava il calcio, l'educazione, il rispetto, no? la professionalità, la serietà, cioè tutti i valori che poi dopo io mi sono portato dietro per tutta la vita. Non voglio dire che sia un'esclusiva del calcio, ma parlo dello sport proprio in generale. Io l'ho vissuta nel calcio e devo dire che è qualcosa di straordinario. Io adesso vado 2 volte la settimana ad allenare i bambini del 2005 ed è meraviglioso, perché loro a volte mi dicono, ma dobbiamo darle del lei o possiamo darti del tu? No, io dico, guarda, io sono Giovanni, punto e basta, no? Perché voglio dire, il rispetto non è nel dare nel lei o del tu a una persona, no? Il rispetto che te hai verso l'essere umano in generale e poi dopo nella persona che in quel momento hai di fronte. Perciò grazie al calcio per tutto ciò che ho avuto, per la possibilità che ho avuto di vivere in tante città in Italia, che ho avuto la possibilità di girare il mondo, cioè, ti dico, mi ha dato moltissimo, appunto sotto questo punto di vista, ma ripeto, mi ha dato moltissimo sotto la costruzione morale dell'uomo. Il calcio fa parte della società, soprattutto insomma, in paesi come l'Italia, insomma, paesi latini, così, fa una parte proprio della nostra cultura, è un qualcosa, poi a Firenze nello specifico, cioè, è proprio una, è difficile
distinguere, no, o separare Firenze dalla Fiorentina, è un tutt'uno che si vive quotidianamente fin da piccoli e non ti lascia mai. Quindi è un amore, è qualcosa che ti fa soffrire, che si ama. Io ho imparato a amarlo fin da piccolo, andavo allo stadio con mio babbo e mi ha passato questa passione, come è successo a molti di noi, no? E ricordo ancora il bandierone andando allo stadio, no? Il bandierone sopra sulla torre della Maratona, entrare allo stadio, l'atmosfera, i cori, i giocatori, insomma, mi portava anche al Crestotelle, ora si chiama, non si chiama più Crestotelle, siamo lì degli inviati a conoscere i giocatori, insomma, erano bei tempi, ma questo poi non è mai cambiato, passate le generazioni, passate i giocatori passano, gli allenatori, i presidenti, ma alla fine la maglia e quello che rappresenta il calcio per noi non cambia mai, insomma. Hai sentito? Erano un po', soprattutto Giovanni, l'ho sentito anche un po' commosso su una cosa del genere. Il calcio è una grande passione, quindi per me è stato prima un'immensa passione, essendo un giocatore ridicolo, un terzino altro che a rare, molto scusa, peggio. Un capello proprio, non so di chi. Uno solo? Il mio no. Sono miei, per tutti. Io credo che per me il calcio sia stata poi, non la vita, ma la capacità di poter fare il mio lavoro, perché io volevo fare giornalista da ragazzino, quindi farlo dentro lo stadio che io ho amato tantissimo, in cui mi accompagnava mio padre, quindi è stata una passione che è diventata un lavoro, che più o meno quello che sta succedendo ai miei figli, che avevano delle grandi passioni e tutte e due hanno avuto la fortuna di poter fare quello che sognavano di fare, anche se poi non guadagnano un euro, guadagnano pochissimo tutte e due, ma anch'io per anni ho fatto questo mestiere, mi sono seguito la Fiorentina e ho guadagnato poco. Però ho guadagnato tanto in piacere, divertimento, tant'è vero che all'età di 64 anni, quando ho firmato la dismissione e dopo mi hanno fatto firmare la dismissione, io con le lacrime agli occhi mi hanno detto se volevo restare ancora a fare il collaboratore, ho firmato direttamente col sangue. Però è una cosa molto bella questo. Io poi mi sono collegato al compleanno del calcio, ai vostri ricordi incredibili, poi un giorno ci dirai qualche aneddoto particolare che ne hai dato. Ci ho tre giorni. Esatto, io scriverò il libro per te. Bene. Però ho collegato un aspetto un po' particolare. Io mi ricordo nel 1982, gliel'ho detto a Giovanni, si parlava, te avevi la maglia gialla, Jay Farrow, no? Tra l'altro Galli mi ha detto che non riesce a trovare più una sua maglia. Gli anni lì? Sì, perché ne davano solo due mute e quindi le ha regalate tutte e non ce per me era una maglia brutta, io ve lo dico. Però per lui rappresentava soprattutto un periodo in cui si arrivò secondi, ma però che già all'epoca si doveva fare il terzo anello dello stadio a Firenze. Non puoi via, noi allora, ancora prima. Esatto, ancora prima. L'argomento è stato, ma sto stadio? Ma si fa o non si fa? Il terzo anello dello stadio di Firenze è come quelli di Saturno. Sono anelli che non si vedono. Ma si fa sto stadio o no? La mia opinione, io credo che sia altamente improbabile, perché ci sono troppe difficoltà qui per trovare l'area, per poter far subentrare il progetto sportivo al posto del mercato. E queste divisioni fra tutti i comuni che sono interessati a questo insediamento e con la crisi politica del partito principale che è incidente su questa zona, con le difficoltà che c'è fra Firenze e Della Valle, se succede bisogna andare a ringraziare la Madonna. Ecco, a proposito della non i sindaci. Non i sindaci, a proposito della Madonna, allora si sente prima ora Galli, che insomma è stato il consiglio comunale, eccetera, mi ha detto di... Beh, lui è facile, però, è facile. Sottani, che comunque ha espresso un parere più sull'aspetto anche lavorativo che potrebbe dare a Firenze, certo, eccetera. Lo sviluppo della città su Firenze. Ma chiudiamo con Militello e Pieraccioni, che parlano dello stadio di Firenze. Allora, sentiamo Giovanni, e sentiamo Sottani, e sentiamo Pieraccioni, e sentiamo, anzi, Militello e Pieraccioni.
Non so se te lo ricordi, che quando giocavi a Firenze ci fu il primo disegno dello stadio. Lo so che fai questa faccia, ma io te la faccio questa domanda. Ma sto stadio a Firenze fanno furbi o lo vogliono fare davvero? Sai che in trasmissione c'è Pieraccioni e Militello, a cui abbiamo chiesto la stessa domanda. Ma guarda, qui sembra veramente la novella dello stento, no? Perché delle volte si hanno dei momenti, no, di euforia e poi ci sono dei momenti di depressione. Io prendo spunto da quello che ha detto il presidente del Consiglio regionale, ed è Eugenio Giani, che è un uomo che è 30 anni che fa politica a Firenze, sta facendo politica, è in un ente come quello della regione dove sicuramente ci può dare delle informazioni. No, sotto questo punto di vista lui dice ci sono 5 step per arrivare alla realizzazione dello stadio. Non siamo neanche al primo, o forse siamo soltanto al primo. Ecco perché non sono così fiducioso. Mi auguro di sbagliare, perché la Fiorentina avrebbe bisogno, Firenze avrebbe bisogno di uno stadio nuovo, o perlomeno di qualcosa di diverso. Ma quello che non capisco, Fabrizio, è che sinceramente la forzatura di volerlo fare per forza all'interno del comune di Firenze. Del comune di Firenze. Sì, dentro, lì. Perché? Ma per quale motivo? Cioè, voglio dire, ci sono tanti spazi vicini. Voglio dire, ma non si sta facendo la tranvia che dovrebbe arrivare in tante parti? E allora, vediamo una tranvia in più, un pezzetto di tranvia in più o in meno, cosa può cambiare? Cioè, io veramente non riesco a capire tutte queste forzature per volerlo portare, no, in quell'area del mercato centrale, dove devi spostare poi dopo tutti gli operatori del mercato. Per gli operatori del mercato hanno fatto investimenti su queste concessioni che loro hanno avuto. Logicamente dice benissimo, noi ci spostiamo, ma tutti questi investimenti chi ce li restituisce? Il comune non te li ridà, della valle di meno, e allora vedi che il primo step, come dice Eugenio, siamo già fermi, perché c'è da prendere una decisione su chi andrà a fare queste cose. Poi lo vuoi portare il mercato, lo vuoi portare nell'area di Castello, perfetto, e allora c'è il problema dell'aeroporto, e l'aeroporto dà la colpa a Sesto, e poi dopo, cioè a me mi sembra veramente... Siamo fermi all'82, quando dovevano fare il secondo anello all'Artemio Franchi, che prima si chiamava Stadio Comunale. Non c'è mai una linea che vogliono concludere queste persone, questa è la realtà. Quello che non capisco è proprio questo, no? Cioè, mi sembra Firenze l'ufficio complicazione. Sì. Lo stadio, ma si fa? Ma si fa? Lo stadio c'è, ma poi mai. Quello, ma io non saprei cosa dirti, perché comunque credo. Diciamo ancora, sicuramente stanno lavorando sotto traccia, tante cose non si sanno, tutte le volte che ne parlano sia i politici che quelli della Fiorentina dicono che comunque stanno lavorando, non sono mai fermati. Tutto quello che mi viene così dall'esterno di dire è che ancora si vede, il tutto pare molto lontano, ci sono ancora dei nodi da sciogliere, non di poco rilievo, per cui mi sembra una cosa ancora non tangibile, non si vede ancora in concreto, no, quando cominceranno i lavori, quando realmente ci sarà così. C'è questo dello stadio, tutto ancora continua sotto traccia, e speriamo, perché credo che sia veramente sarebbe una svolta per la Fiorentina, e credo che la squadra e la città si meritino una struttura adeguata ai tempi, no? Noi facciamo una trasmissione con Ciccio Rialti, Giovanni Galli, Leonardo Sottani, ma paradossalmente parliamo quasi niente di calcio, anche perché io ci capisco poco, e quindi ho messo questa gente a parlare di altre cose, dalla pittura al sociale, a tante altre cose. Però Ciccio mi ha detto di chiederti una cosa, dato conosci bene Rialti, quindi voglio dire...
Spacco. Ma ha detto, ma questo stadio lo faranno o non lo faranno? Come viene Cognini, ma lo faranno o non lo faranno? Ma devo dire che insomma, ora io non ho proprio il polso del catasto fiorentino. Io credo che insomma sono investimenti grossi, ci sia più si sale di categoria, di importanza, di progetto, questo si porta dietro tutta una serie di carovane, di fardelli, di panare i quali non è semplice. Ma se questo vuol dire sviluppare un quartiere, una zona, o riqualificarne un altro, creare posti di lavoro, io spero, non solo credo, ma spero che venga fatto, anche perché insomma, in realtà Firenze magari rispetto ad altre città, ad altre realtà più fortunate, però insomma quello dello Stadio Nuovo, io giro l'Italia, è così come dire un jolly che sento giocare da varie amministrazioni comunali. Quindi con ovviamente su varie scale. Infatti, in passato Cognini, ma lo fanno sto stadio a Firenze o ci pigliano? No, lo fanno, però non sanno dove farlo. Io credo lo facciano, l'ultimo colletto lo vogliono fare in via dell'Agnolo. Lo vogliono fare stretto, stretto e lungo, lungo, lungo. Allora ci pigliano giù. No, non lo so, perché parlare di me e di calcio è come parlare con Ceccherini di catechismo. No, prima siamo andati duro. Secondo me è più Ceccherini forse conosce il catechismo meglio il calcio, hai ragione. Invece devo dire che cioè, come ti posso dire, la percezione evidente che ci siano delle difficoltà immense. Immense. E sì. Non mi sono dimenticato di dire prima che un'altra grande difficoltà è dire il Franchi, che ci si fa? Perché concerti sì. Ne può fare qualcuno d'estate. E quindi finché non ci sarà anche una risoluzione su questo, dubito fortemente che ci sia un'accelerazione. Poi anche della Valle, però francamente prima o poi dovranno dire cosa vogliono fare e quanto vogliono eventualmente investire. Quindi per adesso è una partita di poker dove ci sono molti bluff. Abbiamo pochissimi minuti perché con tutti questi ospiti. Io non sto benissimo. Con tutti però. Questi ospiti c'ho un finale scoppiettante. Eccolo. Eccetera. Intanto però con i nostri ospiti, uno di questi, intanto Menicucci ha starnutito, sta uscendo dallo studio, sta facendo di tutto. Cioè, ma è manca colpa, solo. È colpa degli immobili. Vabbè, lui non è immobile, è mobile. Ti voglio fare c'è qualcuno che ti vuole salutare, cioè Militello. Senti, me lo saluti Ciccio Leato. No. Certo, perché io chiedo sempre di salutare tutti a tutti e quindi ogni tanto è giusto sbagliami qualcuno. Il nome però. Saluto Pino Risaliti. Ciao Ciccio. Tuo caro amico, dai. Sono certo. Sì, da tantissimi anni. Un bel personaggio, sì. Siamo contenti che anche lui ce l'abbia fatta e faccia sempre qualcosa. Era un bel gruppo, ricordiamoci, uno ha fatto il Festival di Sanremo, un altro ha fatto il record di incassi, e devo dire che Militello sta facendo una carriera rapidissima per intelligenza e simpatia. Allora, prima di chiudere, io mando 20 secondi per tutte le donne italiane, tutte, no, gli uomini un po' meno, però un messaggio, visto abbiamo iniziato con Benigni che parla di felicità e d'amore, chiudiamo con un uomo affascinante come Giorgio che parla d'amore, in 20 secondi lui fa un programma Uomini e Donne dove cerca l'amore e ci dice cosa è l'amore per lui. Benissimo, ascoltiamo. Vabbè, vuoi sentire? Io e te. Vuoi sentire? Vicini, okay. Molto vuoi vicini. Qual è l'amore? L'amore per me è sempre stata una parte integrante della mia vita, a tutte l'ore, a tutte le latitudini. E continuerò a essere così. L'amore classico sì mi interessa, ma mi interessa più un amore universale che va ben oltre gli schemi, le convenzioni, eccetera. Una cosa che sto dicendo nel programma di Maria oramai da 3 anni, speriamo che qualcuno mi ascolti. Grazie. A te. Auguri. Abbiamo avuto una puntata oggi, Alessandro, ma chi ci ferma? Dici la verità, lui beveva quel bicchiere e direttamente a boccia. Io bevo a boccia, non so se l'hai visto, l'ho abbandonato dopo 3 secondi. Comunque, puntata strepitosa, abbiamo avuto, a parte ricordare Benigni, abbiamo avuto Rialti, abbiamo avuto Galli, abbiamo avuto, anzi lui ha avuto me, e poi abbiamo avuto Peraccioni, Minitec,
E Giorgio di Uomini e Donne ha ricordato anche Maria De Filippi, gratis. No, ciao Maria. Ciao Maria. Abbiamo sforato, non ce ne frega, Salvi ci devi dare 10 minuti in più oggi, non c'è niente da fare, ma io ti lascio con una cosa esilerante, che noi ci guardiamo tranquillamente, perché io sono ancora alla ricerca della valletta, non ci crederai. E quindi noi salutiamo. Mi dissocio? No, ma non dissociarti, non ti conviene. Ciao a tutti, e ci vediamo settimana prossima. Saluta, non saluta. Ciao a tutti. Non hai salutato. Rialti, questa è la mia nuova fidanzata. Saluta. Sì, piacere. Rialti, Rialti chi? Giornalista, più famoso. Ciao Rialti. Dai, la conosci, non fare finta. Rialti il Rodolfo? Ale. Ale. Quindi farvi della fotografia? Sì, però. Sì. Poi ricco, tanti soldi. Ma io sono già ricca di mio. Sì, ma ti interessa? Ale, ce la possiamo fare, non gli interessano i soldi. Se ti parlo invece di Fiorentina, conosci la Fiorentina? Se ci lavoro ogni tanto, vado lì a mangiare. Ma a mangiare in tribuna VIP lei? Allora, c'è mio amico che fa il pasticcere, dei neri, Simone Bellessi, che lo saluto. E lui è lo sponsor. Pubblicità Amazon. Vabbè, ma lui non ha bisogno. E lui veramente fa dei pasticcini molto buoni. Sbaglio? Ovvio. Dalle banane ai pasticcini, se niente fosse. Senti, è un'altra cosa, che sport fai? Che squadra ti? Non ti fa nessuna squadra. Vabbè, Dinamo Bucarest. Io ero per la Poli Timisoara. Tra l'altro è viola. Il colore, anche bus in Timisoara sono viola come la Firenze. Cosa pensi della nazionale rumena? Non so che cavolo di domande sto facendo, ma io bisogna mi alzi perché. Allora, la nazionale rumena non lo so. Non mi chiedere. Però la Romania è rumena. Non lo so. Non lo so, non fa. Non seguo. Non seguo. Senti, vieni a presentare la trasmissione con noi. Di cosa devo parlare? Di calcio, no? Devo parlare di cibo, sì. Di cibo. Si chiama Nicola, non si parla di giornale. Di giornale, ecco, non li leggo, mi spiace. Cosa pensi della politica? Qui un bello piattoso. Senti, sei innamorata di me? Potrei, in un futuro. Se la stanno giocando lei e Elena, non so chi porterò in studio, ma forse anche tutto. Andiamo insieme, guarda. Insieme, stupendo. Vale, una per me e una per te. Salutami Alessandro. Ciao Alessandro. Ci vede. No, ora mi fa vedere la foto. Dai, lo conosci? Davvero? Vabbè, ti conosco. Ciao. Ciao. Ma ci sei di mano? No. Quindi non ti mando un bacio, a me me l'ha mandato. Ciao. Una persona privata. Privata. Grazie. Ciao. Ma un giorno capirai.